C'era una volta un'isola dove vivevano tutti i sentimenti e i valori degli uomini, come il buon umore, la tristezza e il sapere, e insieme a questi e tanti altri anche l'amore. Un giorno venne annunciato ai sentimenti che l'isola stava per sprofondare. Questi allora prepararono tutte le loro navi e partirono. Adesso la pioggia non vi bagnerà più, perché sarete riparo l'uno per l'altra. Adesso non sentirete più freddo, perché vi riscalderete l'un con l'altra. Adesso non vi sentirete più soli, perché sarete compagnia l'un con l'altra. Adesso siete due persone, però ci sono tre vite davanti a voi, la vita di Monica, di Giuliano e di voi due insieme. Adesso andate nella vostra casa e iniziate la vostra vita insieme. La bellezza vi circondi nel viaggio davanti a voi per il futuro. L'amore si manifesta in modi meravigliosi e incomprensibili, e non c'è niente nella vita che questo sentimento non può cambiare. Per questo discorso pensavo, no, devo raccontare una storia divertente che abbiamo fatto con Giulia, tutte le storie che abbiamo vissuto. Poi nella mia mente dicevo, no, questo non si può dire, questa neanche, poi ho detto, vabbè, raccontiamo di come Giulia ha conosciuto Monica. Qui, l'una davanti all'altra, a scambiarci le promesse matrimoniali. Chissà se tu le hai scritte. Comunque, inizio io, è meglio. Questi anni insieme sono stati meravigliosi. E reso ogni momento speciale, ricco di gioia e allegria, fin da quando ci siamo conosciuti, dalla prima volta in cui siamo usciti, quel 18 giugno al mare, dove il tuo sguardo timido mi ha fatto innamorare di te perfettamente.